oggi Torino ha 840.000 abitanti. Firenze, prima della peste del 1348 che ha dimezzato la popolazione, aveva circa 80.000 abitanti. A Torino adesso ci sono 250 consiglieri. A Firenze ce n'erano quasi 600 consiglieri, come se adesso Torino avesse 6.000 consiglieri. Questo tanto per darvi un'idea della partecipazione della popolazione al governo del Comune del Popolo. Sono pochi i momenti della storia europea in cui la partecipazione al governo è stata così larga. Ma anche in questo periodo non tutti i cittadini avevano gli stessi diritti. Non tutti potevano prendere parte ai momenti in cui si decideva cosa fosse meglio per l'intera comunità. Diventavano consiglieri magistrati soltanto i maschi adulti, che magari non erano ricchi e molto colti, ma possedevano la cittadinanza e potevano iscriversi nelle corporazioni, le associazioni di mestiere in cui si raccoglievano tutti coloro i quali esercitavano una professione: mercanti, giudici, medici, ma anche orefici, sarti e calzolai, proprietari delle loro botteghe.